Achille Occhetto ha fatto tappa a Prato per presentare il suo ultimo libro, Perché non basta dirsi democratici. L'appuntamento organizzato dal PD pratese si è svolto ieri pomeriggio nella sala ovale della provincia di Prato. L'ultimo segretario del PC ha raccolto in circa 200 pagine il suo testamento spirituale per dare alla sinistra nuove idee che la proiettino nel futuro. Non è quindi un'operazione di amarcord, ma un lascito di speranza. Devo sempre di più intorno a me la debolezza, diciamo l'elemento di squallore della politica, e mi sono detto che senza una cultura politica la politica non esiste, e soprattutto non esiste se non si riformano delle grandi famiglie culturali che partecipano alla elaborazione e anche alla lotta naturale per la conquista del potere. Invece attualmente abbiamo soltanto dei mestieranti della politica. Ecosocialismo e giustizia sociale sono i cardini che devono guidare le nuove generazioni nella convinzione che gli ideali in parte realizzati dal socialismo democratico e affossati con il crollo del socialismo reale mantengano ancora un loro valore ispiratore. Perché, scrive Occhetto, se in una democrazia la libertà non coincide con l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, allora non basta più dirsi democratici. Significa unire i problemi ecologici con i problemi sociali. E sul governo Draghi? Speriamo che finisca presto l'idea di governi di questo genere, perché bisogna ritornare a distinguere chiaramente tra destra e sinistra e riaprire la fase delle alternative su idealità ampie, su un orizzonte di paese, di società e di mondo.